Parentati siete belli e limitati, perché Roma c'è sa fa, Roma ci sa fare sarebbe. Mimmo Ferretti, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno, buon appetito a tutti, buongiorno Righetti, buongiorno Angelini. Buongiorno, buongiorno. Come state? Sta arrivando Angelini. Veramente questo è un atto di grande scortesia. Tu allora non ti metta, Mimmo, io te conosco bene, non ti metta allo stesso livello tu sei educato. No, però io dico, se tu mi invidi a casa tua, no? Tu sei Mimmo Ferretti, capito? Non è che dici, vabbè, voglio tu va che io devo dopo una decina di minuti in quarto d'ora. Non è bello. Sono d'accordo, io sottoscrivo pienamente tutto quello che dice il dottor Ferretti. No, basta conoscere i soggetti. È una vittoria. Capito. Ferretti, mi dice queste mosse del dottor... Ma perché parlate così Garcia, ieri? Non capito. Garcia ha detto per esemplio che gioca a Burdisso così d'amblè. Ah, perché avete dubbi? No, però il fatto che lui abbia sottolineato così in maniera plateale, voluta, cercata in conferenza stampa, che sensazione ti dà? Beh, la sensazione di un allenatore che deve preparare in qualche modo, anche da un punto di vista psicologico, un ragazzo che fino allo scorso anno era titolare, che poi si è ritrovato tra le riserve e di cui lui ha bisogno. E di conseguenza, invece di dirglielo 2 ore prima dell'inizio della partita, glielo avrà detto sicuramente già ieri, perché prima di dirlo ai giornalisti, immagino che Rudy Garcia l'abbia detto al giocatore stesso nell'allenamento di ieri, e quindi ha fatto molto bene anche, come posso dire, una mossa psicologica. Lui è un fine psicologo sotto questo aspetto, grandissimo paraculo, però sa come ci si deve muovere. Il fatto che si potesse, come posso dire, ipotizzare un ballottaggio tra Burdisso e Gedevai, francamente mi sembrava un pochino esagerato, perché insomma le gerarchie poi contano, e conta anche l'esperienza, contano tante cose. Però va inserito in un discorso Burdisso di una Roma che sarà tutta da verificare domani contro il Torino, che avrà... che ha una predisposizione naturale ad attaccare, ecco, contro una squadra che ha una media di 1,5 gol a partita o giù di lì. La Roma si presenta con una difesa ancora una volta diversa rispetto a quella della partita precedente, è accaduto in questa settimana sempre, ma soprattutto per la prima volta senza la coppia centrale Benatia Castan. Quindi secondo me è una partita che va analizzata con grande serenità, perché penso, insomma, chi ha la bontà di seguirci da sempre, diciamo così, saprà perfettamente che io reputo la partita con Sentone la più complicata piccolo gironcino Udinese-Chievo, Torino e poi via andare. Perché il Torino ha delle qualità che possono mettere in difficoltà la Roma. Allora, guardate che Garcia, oltre ad aver detto che Burdisso giocherà titolare, ha detto anche un'altra cosa che non mi ha sorpreso, però insomma mi fa riflettere. Quando lui ha detto io sono preoccupato perché non ho cambi in attacco, di fatto lui certifica che Borriello e Ljajic difficilmente faranno tutta la partita, giusto Baldo? Sì. Allora ha detto sarà l'occasione probabilmente Gianluca Caprario e Federico Rizzi, sì, eccetera, sì. Eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Che in realtà l'attacco della Roma, in questo periodo che mancano due personaggi come Totti e Gervinho, e adesso ricordiamoci sempre adesso, a proposito, apro una parentesi, mi raccontano di un destro che sta bruciando le tappe, o quantomeno la sua fase di non più riabilitazione, ma la sua fase di allenamento sta procedendo in maniera spedita sì. al punto che lo fanno allenare in maniera separata rispetto alla squadra, ma proprio da un'altra parte, perché evidentemente vogliono fare anche, come posso dire, un recupero da un punto di vista psicologico, perché tu sai perfettamente, Ubaldo, prima stavo ascoltando e parlavi degli infortuni, quando tu sei un calciatore e stai male non puoi allenarti con i tuoi compagni o devi fare un lavoro differenziato, la botta psicologica è forte, nel senso che tu vorresti fare tante cose, vorresti prepararti per la partita, ma siccome non stai bene non lo puoi fare, già ti rode perché non stai bene, e ti rode pure per tante altre cose, no? Allora la Roma ha deciso di farlo allenare sempre a Trigoria, per carità, ma da un'altra parte, affinché lui possa lavorare serenamente e senza, come posso dire, no, il fatto di dover rosicare, uso questo termine, perché gli altri si preparano una partita e lui si prepara semplicemente per l'allenamento successivo. Comunque, dette queste cose di destra, allora fuori Totti, fuori Gervinho
e fuori destro, è chiaro che davanti c'è un problema. Allora, con tutto il bene e il rispetto che possiamo avere per Caprari o per Federico Ricci, è chiaro che la squadra lì fatica per forza di cose, perché ti mancano proprio le persone. Nel momento in cui abbiamo visto tutti abbiamo visto che Borriello ha fatto una fatica enorme ad arrivare alla fine della partita, perché a un certo punto, dopo un 70 minuti, ha cominciato ogni minuto a fare stretching e aveva bisogno di starsene in panchina, ma non c'era la possibilità di cambiarlo. Allora, ecco perché io dico che è una partita domani molto delicata, secondo me, perché la difesa della Roma, che ha preso un solo gol nelle prime 10 partite, apro una parentesi, io voto sempre Biabiani per il pallone d'oro e continuo a votarlo ancora, perché credo che lo meriti fino in fondo, chiusa la parentesi. Domani non avrà quella difesa lì la Roma, avrà una difesa diversa, all'interno della quale si inserirà un giocatore che è bravo, bravissimo, come vogliamo noi, l'esperienza e tutto quanto, che però se fino a questo momento non ha giocato è perché evidentemente era ed è inferiore a quelli che sono andati in campo. Allora, io ritengo che la Roma dovrà fare una partita di grande attenzione difensiva. Non parlo di soltanto di difesa, ma di grande attenzione difensiva, perché mi rendo conto che è una partita molto particolare, perché davanti non hai gli sbocchi che tu vorresti avere e di dietro non hai la solidità che hai sempre avuto fino a questo momento. Chiudo il discorso, faccio il riassunto per dire: è una partita da giocare con grandissima attenzione. Mimmo, tu sei Ventura, no? Ok, sì. Prepari la partita. Simona? Magari, Mimmo. No, magari che io. Magari una volta? No. Io non la sopporto. Quindi tu sei Ventura, ok, e hai Burdisso, come hai detto, che rientra adesso dopo tanto tempo, in un momento poi che non gioca dal 19 maggio, poi un momento particolare della propria squadra, no? Che è positiva e via dicendo. Tu Cerci dove lo metti? No, io Cerci lo lascio lì su Balzaretti, anche se stamattina è stato provato Dodò. Lo lascio lì perché lui lì è devastante. Però non gioca più largo Cerci, Mimmo. Va ogni tanto, ormai gioca a ridosso fa addirittura quasi la prima punta, perché se gioca Ciro Immobile è quello che andrà a dare di fastidio e di azione di disturbo su Daniele De Rossi. Questo non c'è dubbio. Questo è la fase tattica. E poi tu Burdisso giochi centro-sinistra o centro-destra? Centro-sinistra. Non c'è neanche un quindi dubbio. Tu quel lavoro che dici a livello difensivo, che deve continuare a farlo a Roma in questa maniera come lo sta facendo, secondo me Daniele De Rossi un occhio di riguardo in più in quella zona, anche secondo me anche Strootman, guarda che ti dico, sì, che secondo me potrebbe essere una pedina tattica molto importante, perché se Cerci dovesse cominciare a giocare da quella parte, cioè sulla destra, troverebbe una catena difensiva con Balzaretti, io ritengo, non Dodò e Strootman, ma a meno che il fatto che stamattina abbia provato Dodò forse ha voluto dare un'indicazione di pretattica, questo io non lo so, perché dice ok, tu c'hai Cerci, io ti attacco con Dodò. Non so quanto sia un duello conveniente questo, non, perché non lo vedo. Tra i due la qualità, no? Mi sembra tutta appannaggio di Cerci, quindi non puoi andare a rischiare di dire me la gioco uno contro uno. Ha faticato l'anno scorso tantissimo Balzaretti, faticano tutti i difensori del campionato, quasi tutti hanno faticato contro Cerci, quindi immagino che ci sia un'attenzione importante per questo giocatore. La mia sensazione è che possa essere una partita che rischia di essere molto bloccata, da un punto di vista tecnico, ma forse anche da un punto di vista di sviluppo proprio del gioco, perché se la Roma fa una partita, come posso dire, in chiave difensiva, il Torino potrebbe avere difficoltà superiori rispetto a quelle che ha affrontato fino a questo momento, però non ho la certezza, come magari poteva averla, qualche tempo fa, quando avevo a disposizione tutti gli effettivi, che nel momento in cui la Roma riesce a non prendere gol, poi ha la capacità, la qualità per andare a far gol a sua volta. Mi spiego? È una partita molto complicata. Io perlomeno me le sento di dirlo subito. Io continuo a dire che sei sempre Ventura e sei il Torino, rappresenti il Torino, guardi la tua classifica, 11 punti, come la consideri? La prossima ce l'hai con il Cagliari.
te la giochi, osi ancora un pochino o incominci a stare più attento, una fase difensiva più attento? No, io me la gioco con grande attenzione questa avventura, perché so che c'ho di fronte la capolista che 10 vittorie su 10. Però so anche che questa è una capolista un po' particolare, non è la capolista con la L maiuscola, nel senso che ti viene a mancare un giocatore come Cassan, che è uno che non aveva saltato neanche un minuto, non hai di fronte neppure Totti, non hai neanche Gervinho. Insomma, qualcosina in questa Roma capolista non c'è, qualcosa manca alla squadra che ha vinto 10 partite di fila. Quindi se io sono allenatore del Torino provo comunque ad andare a fare la partita. E credo che il discorso che abbia fatto questa mattina Garcia, quando ha parlato dell'attacco, abbia in qualche modo, come posso dire, non credo che abbia fatto un in bocca a Ventura, poi Ventura possa pensare a quello che gli pare, ci sta. Però ritengo che Garcia sia stato sincero. Allora, se io sono un allenatore che deve affrontare una Roma che si sente in difficoltà sul piano dell'attacco, beh, insomma, io la vado ad attaccare, questo sì. Intanto vorrei sottolineare che da... È arrivato Riccardino? Sì, sono entrata la seconda ora, mi non mi sono permesso perché stavi a parlare, non so entrare. Perché c'hai esenzione da ginnastica? Sì, perché io ho il certificato medico, le spalle strette. No, le spalle strette? Sì. Perché le spalle strette si faceva ginnastica. Le hai strette? Le spalle, SP. Spalle strette, anche se ha le spalle strette. Questa non la sapevo. Faccia protetta. Infatti sì. Oh, Mimmo, ovviamente quando abbiamo cercato di capire il Torino dove può dare rogna, si pensa subito tutti quanti a Alessio Cerci, che può essere quella la minaccia più importante. Io dico, come caratteristiche, la Roma in fase difensiva come si incastra con invece le caratteristiche offensive del Torino, che è una squadra che ha sia Cerci che va molto di velocità, come dici te, se ietta la palla e poi gli va presso e c'è anche lo stesso Immobile, che però invece è uno più di riferimento, uno che può fare più da insomma, ecco. Come si sposano i due reparti, e soprattutto quanto può influenzare quello che dicevi tu prima, cioè comunque la Roma nei quattro difensori, a parte il portiere, sarà tre quarti diversa da quella che ha giocato contro... Allora, guarda, indipendentemente da quelli che saranno gli attaccanti del Torino, io faccio una riflessione. La mia riflessione è la seguente: in estate l'abbiamo seguita tutti la Roma, no? E quando ci sono state le prove, l'addestramento, quello che insomma ha rimarcato più volte anche Rudy Garcia in precampionato, Burdisso è stato quasi sempre provato in coppia con Jedevaj, ok? Perché lui aveva in mente la coppia titolare Benatia-Castan e l'ha sempre fatta giocare. Negli amichevoli l'ha sempre testata, l'ha sempre provata e raramente, se non addirittura mai, forse soltanto uno scampolo di partita, lui ha provato una difesa centrale diversa. Allora, siccome c'è stato pochissimo tempo per preparare questa partita, le mie perplessità, le mie preoccupazioni, lo dico con grande sincerità, nascono proprio lì in mezzo. Perché tu ricorderai, lo ricordano anche gli ascoltatori probabilmente, quando in estate si diceva ma Benatia e Cassano faranno una coppia, non sono troppo simili, di solito ce ne vuole uno grande, uno piccolino, uno rapido e uno possente, poi alla fine questi due hanno dimostrato invece che riescono a completarsi l'uno con l'altro. Ecco, domani vedremo una Roma completamente diversa, una Roma che avrà Burdisso e avrà Benatia o Benatia, però due che non hanno mai giocato insieme, ma neanche in allenamento e nemmeno nelle partitine di amichevole di quest'estate, nella tournée oppure dove vi pare a voi. Ecco, la mia preoccupazione nasce lì, che un reparto che fino a questo momento è stato veramente il fiore all'occhiello, non che l'attacco non lo sia stato perché guardate il numero di gol, però il reparto che è stato veramente il fiore all'occhiello domani subirà una trasformazione tecnica notevolissima, perché mancherà una delle colonne che hanno fatto forte questo reparto. Allora, dicevo, io vorrei che la squadra tutta aiutasse la linea difensiva a difendere bene, cioè che Burdisso, perché è di lui che stiamo parlando, non venga abbandonato a se stesso e che comunque, come è accaduto sempre fino a questo momento, i compagni possono dare una mano ognuno con l'altro e di conseguenza anche a chi si presenta per la prima volta al centro della difesa. Però è un dato che non va trascurato, cioè nel senso che se vogliamo fare un discorso onesto, razionale, di grande onestà intellettuale, noi dobbiamo dire che sicuramente la Roma lì dietro perde qualcosa, domani sarà meno forte rispetto alla Roma che si è vista fino a questo momento, perché se non fosse vero questo avrebbe giocato sempre Burdisso, siccome ha giocato Castan vuol dire che Castan è più forte di Burdisso e se gioca Burdisso in questo caso vuol dire che la Roma qualcosa perde. Allora dovrà essere la squadra nel suo insieme a fare in modo di
limitare, come posso dire, il gap che c'è tra la presenza di Cassano e quella di Burdisso. Attenzione, io non sto gettando la croce addosso a Burdisso, vorrei che fosse chiaro il mio discorso. Sto facendo semplicemente un discorso di natura tecnica, per cui se tu dici c'ho Totti oppure c'ho Borriello, sempre due attaccanti c'hai, però se mi permettete sono due cose diverse, giusto? Sì, beh. E allora io vorrei che venisse in qualche modo capito che la Roma domani andrà ad affrontare un impegno in una maniera inedita e questo potrebbe procurare delle problematiche, anche se ovviamente tutti ci auguriamo di no. Mimmo, facciamo una cosa, andiamo un attimo al break, poi torniamo dal break insieme. Resti lì che dopo le facciamo. Riccardo, che fa? Viene? Io sto qua. Bene. Tra poco, vai. Ini Padanese, Costantino, Lombarde, Costantino, Volchermago, Bessegna. Oggi è Tartorello, detto Dini, con Gran Puglio. Ferreri? Dica. Senta, prima Luca. Eccoci, Io ho cercato di convincere Canopei a guardare Parma-Juventus. No, non ci penso. Ma perché no? Ma c'è il pallone d'oro, però, C'è Biabiani. Vedi. Scusa, ci ha segnato questo... a noi, non può segnare pure. Ho capito, dico, ci ha segnato a noi, non può segnare loro, non ho capito. Secondo te Cassano che fa stasera? Si nasconde? Sicuro, matematico. Proprio sparisce, Sì, sì. Bravo. Perché? Se la danza del ventre ne la fa stavolta. No, uno lo alza, e l'altro lo rinvia, Mimmo. Uno schiaccia. Sì. E c'è Uba? Uno lo alza e l'altro lo rinvia. E non è facile, perché lui è un bello piazzato. Ci giocano a Nizza, praticamente. ti ricordi? Vabbè, speranze zero, Mimmo, dagli altri campi, quindi Napoli-Catania. Napoli-Catania, secondo me, manco la giocano. Vabbè. Perché fanno fatica? Dice, visto che erano in Champions, io mi immagino il Catania qui a Roma. Parma Juve passeggiata bianconera in Emilia. No, tu sei veramente, uno zozzone. Veramente. Sì. Mimmo, io ho detto passeggiata bianconera in Emilia. Mimmo, ho detto primi 20 minuti 2-0. Minimo. Allora. Lo tirerà ancora Vidal il rigore? Se sei, Mimmo, se sei un uomo. Stavo a pensare minuto. Se sei un uomo, adesso vai su chiocciola Mimmo _ Ferretti su Twitter, sì? E scrivi, virgolette, passeggiata bianconera in Emilia. Chiusa virgolette. Lo fai? Lo faccio. Che mi vergogno. No, so che ti vergogno. L'hashtag però sarà. Cocorito superstar. Cocorito.it. Sei veramente uno zozzo. Ti metto Cocorito, dai. Metteci Cocorito. No, perché ho capito io a te, Mascherini. Ti conosco, tanto Mascherini. Comunque domani dammi i tre punti, non credermi Adesso diceva, ma perché non potremo vincere domani a. Ma non è che non puoi. Non è che non puoi. E posso dire una cosa? Non mi è piaciuto per come t'ho fatto io, e qui prego agevolare almeno un quarto d'ora dei Cocoriti. Cocorignos. Che Garcia abbia detto, anche se l'ha detto in maniera molto. The record. Puntiamo al record europeo. Se posso dire una cosa, qui mi c'entrerebbe la versione quella dell'altro giorno, quella con quella qualcosa col guizzo. Il popolo giallo rosso per qualche secondo. Ma chi era? Questo andassù è bello. Questo, quello finale, il guizzo finale. A pennellata. Pure questo più veloce, un cocorito. Questo è più proprio come le trombe della curva. Col tremulo. Gli ha fatto col tremulantus. Tipo il mezzo stornello. Un po' a schioppettare, questa mi c'era da tirargli l'aria al cocorito. Quello col tremolo è proprio da muratore, Esatto. Mamma mia, io quanto li invidi i muratori, quelli sai, proprio i capelli bianchi che fischiano col tremolo. Mamma mia, che spettacolo! Che grandi. E tu li vedi mangiare, perché loro a mezzogiorno si fermano, no? Sì. Mangiano da mezzogiorno a luna, mangiano, e tu gli vorresti andare a rubare sempre e comunque la pagnottella che c'hanno. O il porta pranzo. La ciriola. Mamma mia. Per esempio, la ciriola. Ma la ciriola, questa Basta, su. Saltata in padella col peperoncino. Che fai, scusa? La ciriola. La cicoria. La ciriola col peperoncino. La ciriola, La ciriola che è? No.
no, Ferretti. Ma che state a parlare? Ferretti. Sempre se Dio Ferretti vuole. Questo ha detto. No, Mimmo. Ma c'ha ragione, ma Mimmo, tutta la vita. No, attaccato. Aubà, hai detto una cosa che. La Ciriola, che cos'è? È come quando ha detto che la Roma era nata nel 1900, capito? Per fuori, mi richiamate. Hai detto il 36. Quando dico delle cose mi richiamate, ma tu domani a un romano che è a Ciriola, veramente mi richiamate, ma può essere anche per che poi Ciriola era pure un pesce, certo. Era pure un pesce, anguilla sì. Mimmo, no, squilla in diretta. Chiedi scusa. Pronto? No. La signora Ciriola? Signora Ciriola, abbiamo. Le vorremmo presentare Ubaldo Righetti. Sfilatino. Vado, fai veramente schifo. No, ma non pensavo di scatenare. Mi sarei mangiato una quintalata e mezza in vita tua. E chiedi che è una Ciriola. Ma l'ho buttata lì, Mimmo. Io come dico una cosa, ma vengo aggredito. Assumi la responsabilità. No, Mimmo, io esco di scena. No, davvero? Andiamo. Dai, ma niente. Ha confuso la Ciriola che la Ciriola è ripassata un padella, ma ho capito che la cicoria. Che se tu confondi una Ciriola con la cicoria, sì, ma ho capito. Io posso. I carciofi e i sardi è una supposta. Io posso anche essermi sbagliato, ci può stare. Questa aggressione, questo accanimento, non l'ho capita. Cioè, allora io adesso mi ritiro in me stesso. Ti chiudi? Mimmo, quanto era antica? Quanto era antico di Ciriola invece di anguille? Siamo andati, fatto 10 ciriole. Siamo andati per ciriole. Due cefali. Vabbè, Ferretti, tu hai preso i cefali, sì, lui sì, da bambino. Prego? Quando? Ma il cefalo alla Ciriola non si poteva fare contestualmente, siamo somministrati? Perché la Ciriola si faceva a fiume, in due campi diversi stanno. Il cefalo si faceva a mare, no? Io c'avevo la sciabichetta. C'avevi? A sciabica. Che è a sciabichetta? No, me lo a sciabichetta. Ma non lo senti questo, Mimmo? La sciabetta, devo interrompere la volta. No. Questi avranno scambiato per la sciatica a sciabica. Sì. Ho detto una cosa, io stamattina mi sono alzato con un po' di sciabica. Era la rete quella che tu ne facevi un pezzo di corda, andavi all'angolo, giravi, poi lanciavi il sacco, tipo la NASA, facevi il giro, poi ti mettevi tre da una parte, tre dall'altra e cominciavi ammazza a che rottura di ma hanno vietato poi perché si poteva più. Sì, oppure il tramaglio, quello che lasciavi a mare. Beh, Marco Tramaglio, no? Dai! E quello andavi all'ingresso del fiume, del mare, che andava nel fiume, no? Lì che c'era la sorgente, l'acqua, la corrente. Perché tu pescavi con le bombe, Righetti. Io? Sì, con le bombe. Mimmo. Prendeva dentro l'acqua, mollava una petagna. No! Vabbè, ma ci sono i bambini. Ferretti, siamo in fascia protetta. Una petagna. La petagna. Ma scusa, petagna non è un giocatore? Sì. Dai. Ma proprio salutare. Giocatore. Giocatore mi sembra. No, Mimmo. Aspettiamo un attimo, no? Meno male che ci siamo giocati. Allora, Cocorito, vai dai, passeggiata. Adesso non si può, però appena possibile lo faccio. Passeggiata bianconera in Emilia. Ecco, vabbè, ecco. Io lo spero vivacemente, come dice qualcuno. Senti, vivacemente Faride. Senti, Mimmo, c'è il derby, C'è il derby primavera? Primavera, sì. 14:30. Verdetti, però. Quanti ne hai giocati, Rico? Parecchi. Mica tanti, però, dai. No, uno l'ho giocato al Flaminio. Praticamente ho dormito con la prima squadra. Alle 7 mi sono venuti a svegliare. Mi ho detto, devi andare a fare il derby. Ali Mortà. Come dovevi? Facevi l'arbitro. Mortango di Devi andare a giocare. Quello l'ho perso, mi dispiace. Ahie. Perché ti hanno svegliato troppo presto. Sì, ma come? Devi andare a giocare, vai. Ai 10:30 si giocava. Chi te è venuto a chiamare? La mattina. Canelli? No, stavo in ritiro con la prima squadra. Adesso non. Ah, ho capito. Però mi hanno avvertito che mi dovevo preparare. E allievi regionali, quanti ne hai giocati? Di? Allievi regionali? Allievi? Però non è tanti, Mimmo. Perché poi io da allievi poi sono passato a primavera. È andato a finire presto in squadra. Sì. Malatrasi, te lo ricordi? Malatrasi. Non ricordo, sì. Che grande. Che grande. Mimmo, su queste cose devo dire. Io ho avuto veramente dei grandi insegnanti. Mimmo, pensa che Malatrasi, tu ricordi Uba? Come no? Mi ha chiamato ultimamente, Mimmo. Mi ha chiamato ultimamente. È andò a allenare il Pescara. Lo ricordi in Serie B? E il primo giocatore che si portò fu Mazzarri. Bravo, che gli hanno fatto era un fuoriclasse dei campionati minori, che giocava con la Fiorentina.
Sì, il nuovo Antonioni, il nuovo Antonioni era Walter Mazzarri. Walter Mazzarri. Ma hanno detto pure che gli hanno inchiodato le scarpe pure il... Esatto, sì. Sai che Mazzari lo chiamano Walterone perché c'ha, no? Ma veramente? Ma anche io dato poi lo racconto in privato. Vabbè, Ferretti, no? Però lei comunque lei è un po'. Lei... dai, ho detto Walterone. Lei cincischia, però, Ferretti. Avresti detto Merolone. No, Walterone. Insiste, eh? E poi insiste, Ferretti. Dai, oh, non sapevo che era. Ma si ammazza Rin. No, capisci, no? No. Cioè, guarda, c'è Galopera che sta sfogliando il giornale e sta, sì, facendo, fingo. Sta facendo finta di non fingo cogliere, di non udire. Ho detto semplicemente il cognome di un allenatore di una squadra di calcio. Ferretti, io sono un po' preoccupato per il centrocampo della Roma. No, io vado a difesa, perché, capito. Perché diciamo che Cicischia, no? No, perché è il reparto che ha riposato di meno nei suoi interpreti. E quindi che cosa mi vuoi dire? Che no, potrebbe giocare Michael Bradley? No, però c'è secondo lei il pericolo di un appannamento, di un calo di rendimento dovuto fisiologicamente a un po' di stanchezza? Anche perché poi sono tre giocatori che sono, sono tutti e tre nazionali poi. Cioè, quando c'è la pausa, non è che si fermano. Poi torneranno, no? Ho capito, però... E si riposa. David, quanti anni ci hai? 44. Ecco. In fila per sai quanti ce n'ha? 23. 23. Sai quanti ce n'ha Strootman? 23, cioè la metà degli anni tuoi, giusto? Sì. Ecco. Se tu ci metti due giorni a recuperare, quelli ci mettono un quarto d'ora. Se per questo perché si allenano. Se per questo ce l'hanno un terzo di Galopera. Se per questo ce l'hanno un terzo di quella di Galopera, non capito perché se devi. Beh, io c'ho una fia più grande di loro due. 46. C'ha 69 anni, Galopera? Come 60? Come? Ah, col conto su un terzo. Ce n'ho 55. 55. Ce n'ho 55. 55. Come si porta, mi? Come dico, a mano. Sto momento, come dico, sto momento, in questo male, momento male. Si sente un po' tutti. Io vedo però che io ogni volta che mi capita di vedere nei minuti che precedono il collegamento, diciamo il diffusore televisivo, io vedo che è proprio uno dei più bei tacchi di Roma, che sì, lo vede, sì, no, quello sì, quello mi ci sento, mi c'è veramente sto movimento, uno ce n'ha uno. Ah, uno perché sono. Tu non hai apprezzato quello di Righetti, quello più cool, più groove. Ma, è da piacione, dai, è da piacione. Ma no, perché tu sei un po' più volgarotto, caro. Sono un po' più alla portata della gente. Ma io mi rivolgo altra gea, un altro. Ferretti, ma lei balla? Un altro spessore. Ferretti, lei balla? E queste sono cose, come cose... ballano. No, Mimmo! Ferretti, due volte al giorno proprio. No, ma faccio fatica a fermarle. No? Qual è il suo ballo preferito, Ferretti? Cia cia cia. Roma, cia cia cia. Non lo so, non c'ho balli preferiti. Il tamburello. Il ballo del qua qua qua. No, ecco. Adesso. No. Ferretti, io noto che Righetti fa un po' lo spiritoso con lei, sì. Se la sente... per me. No, però se la sente un po' troppo calda, secondo me. Okay. Non è... vogliamo fare qualche. Che cosa ride Righetti? Ride, lui ride. Ride. Questo immagina a Mimmo. È Righetti. Questo immagina a Mimmo in una certa maniera. È Righetti. Ah, provi dire. Ecco, per esempio. Guarda come mi guarda il galo. No, Ferretti sa che c'è una cosa. Questa è roba nostra, tutto, è Mimmo. Ferretti sgrulla. Sgrullatelo pure voi, però. È il botto, no, no. Ferretti sgrulla. Ma io non credo che i bambini possano sentire. Ferretti sgrulla. Ma quando lui sente questa roba qua, lui. Certe botte di fianco, Ferretti, ti viene proprio la sciatica con questo ballo. Ti viene la sciabichetta quando. Ami, che mi sono scordato. I saluti di Luca Santarelli. Ah. Non sei ricordato. No, ovviamente. Veniva in scarpa la Magliana. Ah, Santarelli Shoes. Ah, Santarelli Shoes, sì. Vedi, c'era anche. Sì. Non ricordo. C'era pure Lucas. O qual era? È vero. Santarelli era del della, sì. Che vuol dire qua della? L'hai salutato? Certo. Ah, certo, dai, io. Intanto che fanno saluti. No, vabbè, comunque come sgrulla Ferretti hanno sente the house. Ma in che senso? Stiamo ancora parlando di calcio. Anche Barry White, stiamo dicendo della primavera, Mimmo, più Barry White o più The Hustle? Ma che sono cose che attengono, secondo no, me. No, non a parte, se uno deve essere. Adesso Ferretti prepara, poi adesso prepariamo. Però devo dire che Barry White c'ha un senso, più Barry, sì. Il vecchio Barry. Le cose. Lei mi come dice che chiamavano quelli? Chi è? I Super 8, com'era quelli che pesano 2 kg e mezzo? Chi erano? I nastri di cassettone, quelli grossi. Sì. Madonna. Il Super 8, sì. Un libro, Super 8, sembrava dei libri, sembra.
Tu dici che il vecchio Berdych aveva più un suo... Beh, diciamo che, no? Cioè, dava uno sprint in più, diciamo così, dai. Perché, ma perché sai, era l'inizio, secondo me. Cioè, questo... No, non diceva così. Guarda, però, se lo potevi dire, secondo me c'è il corpo nostro. Questo era innamorato Barry White e Toninho, si è reso. Vai. Perché arrivava... Non mi fa parlare. No, io arrivavo con la Golf all'epoca, bella guattona, no? Con l'impianto cassa dietro di quelli che sono poi col filo d'acciaio, non rinforzati, con le buffe così. Domandati perché abbiamo vinto poco. E lui diceva: apri, Enrico, apri macchina, musica Barry White, facciamo allenamenti con la musica. Ma Barry White, la Mimmo. Però, hanno inventato aerobica loro. Senti come sale, Mimmo, la musica, senti come sale. Guarda, senti Mimmo, come sale, Mimmo, eh? Sta a partire con sì, con l'H. Sì, secondo me aprite i finestrini, voi che state in macchina, mettete a palla. Grande. Io... Bella Michael! Che ne so? C'era già il Cocurito all'epoca, ti sentito? Sì, sì. Ma, il Cocurito è roba di 30 anni fa. No, vabbè, adesso non era proprio così. Ferretti! Scusa, sì? David? Sì? Dopo Barino Bianchi? Sì? Mi vuoi mandare un friccichio proprio di Cocorito? La Cocorito Dance proprio, quella esatto. E poi anche una bottarella di Peperino. E la del 3. Ma così, ma non per scrupolo, eh. Ma no, non è perché mica che mica starei a scherzare, eh. Però adesso senti. Cocorito. Comunque io veramente com'era? Sì, sì, ci poteva stare. E anche la tabellina? Tabellina del 3, quella completa, quella completa. Ci salutiamo. Ma anche un friccichino. Un friccino di tabellina del 3, che sempre che noi siamo per Dipartimento Scuola Educazione, nel senso sì. I nostri figli. Maestro Alberto Mandi. I nostri figli devono vostri. Del 3 la bellina del 3 mi piace a Mimmo. Mimmo a me. Lo sai perché mi fa ridere? Perché io so che tu hai ragione. Stai là di tanto, fai da bellina le parti. Guarda, ti conosco come le tasche mie. Ti conosco come le tasche mie. È bellissimo, mi viene per matta. Io te conosco come le tasche mie. Guarda, lo sappiamo, ci sarei giocato a casa. Vabbè, Ferretti, noi su questa ci salutiamo per oggi. Va bene. E ci diamo appuntamento a lunedì. Sempre se Dio vuole. Ciao, Rico. Ciao, Mimmo. Ciao, Mimmo. Ciao. Sei qui.